Ciao a tutti, oggi sono qua assieme ad Arianna, siamo a Mare di Libri, quindi ne abbiamo approfittato per girare qualche video assieme. Dopo vi lascerò il video di Arianna nelle schede qua sotto in descrizione. Abbiamo fatto un tag, Stranger Things book tag, giusto? E quindi è stato molto divertente, vi consiglio poi di guardarlo. Oggi invece qua faremo il most likely to, ovvero chi è più propensa a fare qualche cosa, ad esempio, che so, a cucinare o a fare i dispetti o essere pigra, insomma, cose di questo genere. Abbiamo fatto le domande su Instagram, se ancora non ci seguite trovate il link qua sotto in descrizione. E niente, vediamo un po' che cosa ci hanno chiesto. Vai. Allora, chi è più propensa a fare serata, tipo andare in discoteca? Aspetta, non mi ha tirato fuori i fogli! Prima domanda, chi è più propensa a fare serata, quindi andare tipo in discoteca? Io! Hai detto, ma nessuno delle due, dai! Io odio andare in discoteca, non mi piace per niente. Anch'io. Ma apposta. Meglio così. Ad addormentarsi mentre sta leggendo. Secondo me è un po' la tua. Sì. Tantissimo. Mi addormento troppo spesso. Anche perché poi tu sei più abituata a leggere in quel periodo. Sì, sì, a fine giornata e quindi sono stanca. Ridere per un non nulla. Secondo me io. Sì. No, anche perché... È la risata contagiosa. Vogliamo ricordare una live che abbiamo fatto di Miss Detective? In cui non riuscivamo a placare la risarella. Esatto, perché a un certo punto sono andata via, perché il computer era scarico, torno, guardo la Donatella e dico, ma Donatella hai cambiato posto? E dico, no, sono sempre stata qui. E, cioè, sono scoppiata a ridere, non ho più smesso, almeno per 10 minuti è diventata imbarazzante. È stato troppo bello. Poi, spendere tutto il proprio denaro solo in libri. Un po' io, sì, decisamente. Sì. Io sono un po', non dico tirchia, però ultimamente... Sì, ma io sì, sono tirchia! No, che io invece li spendo di più, la sto pensando. Quando andiamo a dargli braccio, io dico, ok, uno qua, due qua, tre qui... Tipo quando come fai la spesa, esatto. Che prendi. C'è tipo un'immagine, quella che va, cammina in libreria e fa, tornerò per voi, sono tipo quella. Allora, partire per un viaggio senza conoscere la meta. Aspetta, non guardo cosa hai fatto, sto pensando. Partire per un viaggio senza conoscere la meta. Sì. No, secondo me te. Io non ce la farei mai. Quindi che nessuno dei due. Io non ce la farei mai, perché mi devo organizzare. Devo capire che vestiti portare. Devi sapere cosa guardare. Sì. Ma poi a me disturba di più il non sapere come vestire. Ma per il clima. Per il clima, esatto, sì. Perché non sai come partire. Ma chi è che parte senza conoscere la meta? Vogliamo sapere chi è che ha posto questa domanda? No, ci sono comunque diverse persone quando fanno tipo l'addio al nubilato, no? Che portano la prossima sposa tipo in una meta così. No, io non ce la farei mai. No, tanto che io ho detto a Graziano, quando ci sarà il momento, tu dirai alle mie damigelle, io l'ho già detto. Dove andare, che cosa questo, fare. Esatto, io farò finta di nulla. Che bella sorpresa, bellissimo. Adesso lo so, quindi esatto. Ci penso io. Vai. Allora, dimenticare un libro dopo tanto tempo dalla lettura, tipo la trama. Io assolutamente, anche te. Sì, sì. Sono dei libri che ho letto tipo anni fa, di cui, aspetta, ma l'ho letto, ma di che cosa parla? Oppure vedo un libro e faccio, ah sì, questo l'ho letto, ah di che cosa parla? Boh, non lo ricordo. Ma a me la cosa che preoccupa è anche un libro magari recente che ho letto e non ti ricordi. Quella è la cosa che mi preoccupa, perché dico, o sto diventando vecchia, oppure magari il libro non mi ha preso così. Sì, oppure tanto. Magari eri un po' distratta anche quando leggevi, no? A me è capita spesso, quando magari sono distratta o leggo in un periodo così e non mi ricordo poi. Fare dolce a notte fonda? Questa è la domanda di Erika. Bella, ovviamente è già successo, quindi direi di sì. Che biscotti erano? I biscotti con le gocce di cioccolata. La colazione del giorno dopo. Comprare più libri? L'abbiamo già detto in parte, quindi ok. Lo ammetto. Fare una buffata di sushi. Andiamo insieme. Tutti e due, dai. Andiamo insieme. Sì, assolutamente. Leggere manga? Vabbè. C'era anche una domanda sul guardare anime. Quindi direi io. Assolutamente. Hai mai visto degli anime tu? No, non lo so. Cioè, quando ero giovincella andavo un po' su giovincella, e adesso invece c'hai una certa. Cioè, 26 anni, sei già tipo in pensione. E, cioè, li vedevo su MTV, però non mi hanno mai appassionata. Erano anche un po' particolari come anime. Mi ricordo che c'era Death Note. Però tipo, sì, ma da bambina non hai mai visto, che so, Rossana, le situazioni di lui e lei, Sailor Moon, i Pokémon. Allora, Pokémon già mi piacevano, ma gli altri no. I Digimon.
mi facevano impazzire. Tipo Rossana è uno dei cartoni che ha segnato la mia infanzia. Ma tutti lo dicono, e io non lo so. Ma sai che io parlo con i miei coetanei, tutti sanno cantare le canzoni di certi cartoni. E io dico, io boh, non mi ricordo cosa guardavo. Giuro, zero ricordi. Cioè, allora, quando ero... quando eri più piccola? Sì, cioè, tipo i Looney Tunes mi piacevano, quelle cose lì. Okay. E poi mi sono fissata con le cose di Disney Channel. C'era tipo Raven, bellissimo. Però questo non c'entra nulla. Sono presa con i miei racconti dell'infanzia. Abbandonare una lettura che non le piace. Secondo me la Donatella è più coraggiosa a fare questa cosa. Io ho abbandonato un sacco di libri perché dopo un po' non mi prendevano, non mi piaceva. Cioè, il tempo è breve, non possiamo passare il tempo a leggere cose brutte che non ci piacciono, che non ci prendono. Poi magari è capitato che alcune volte riprendessi il libro dopo un po' di tempo, però se non mi prende inutile sforzare, se no sta lì a prendere polvere, cioè tanto non lo leggo, non vado avanti, quindi... Io magari mi sforzo un pochino di più. Però ultimamente sono anch'io un po' così, dico... Sì, fai bene, il tempo troppo breve. Perché già leggo in treno che non è facile, c'è tutta la gente che parla, si lamenta del caldo, dei controllori, Trenitalia, bla bla bla. Se devo anche leggere un libro che non mi prende, non mi passa più il viaggio. È come non leggerlo poi alla fine, perché poi te lo dimentichi. Infatti, abbiamo capito perché, cioè, di quello è il motivo. Esatto, la prossima domanda è diventare mamma. Secondo me è un po' tutte e due, nel senso... O no? Però secondo me tu hai più lo spirito materno. Io sono la più vecchia, quindi sì. No, però se secondo me, cioè fra le due, quella che secondo me vorrebbe di più, che magari si intenerisce di più nel vedere un bambino, secondo me sei tu. A me in questo momento della mia vita non piacciono i bambini. No, però in futuro mi piacerebbe diventare mamma, ma in questo momento ho proprio l'avversione ai bambini. Non mi piacciono, preferisco i gatti. Posso partorire un gattino? Sarebbe bello. Anche io vorrei partorire un cane, però. Troppo carini. Cuccioli. La prossima domanda è piangere davanti a un film romantico. Tutti e due, dai, sì. Tutti e due. Siamo abbastanza romantiche, sensibili. Sì, emotive, dai, quando ci sono quelle storie strappalacrime. Infatti. Prossima domanda, lasciare un rene a mare di libri oggi. Allora, devo dire che siamo state brave, sì. Però pensando anche agli anni scorsi, in generale a mare di libri, chi è più propensa a lasciarci un rene? Non lo so. Non ci sono dubbi, l'Arianna. Ah, io cosa ho preso l'anno scorso, scusa? Non lo so, io cosa ho preso l'anno scorso? Ho preso quello nuovo di Robin Stevens. Sì? E basta. Io cosa ho preso l'anno scorso? Non hai preso quello di Omicidi per signorine, per Graziano. Sì. E basta, davvero? No, siamo troppo brave. Non abbiamo comprato nient'altro? Adesso andremo a vedere tipo il bottino infatti, di Marino. Andiamo e facciamo un rewind così. Sì, no, vabbè, dai, però mi dico io. Però in effetti questa non ho ancora trovato nulla. No, nemmeno io. Sarà... Sai cos'è? Sento di più che il mio compleanno si sta avvicinando più degli altri anni. Quindi dico, lo prendo e dico... Il compleanno dell'Arianna si sta avvicinando, il nuovo slogan. Sì. E quindi sento, dico, lo voglio, poi dico... No, ma poi devo dire magari cosa prendere a mia mamma e così dico, allora non voglio. Per adesso. Perché magari dopo andiamo in libreria. Give me all the books. Tipo così. Ci starebbe. Allora, le ultime due, in realtà una perché all'altra abbiamo già risposto. Leggere un libro anche quando non ne ha voglia. Dai, rispetto prima, dico un po' io. Sì. Leggermente. Io non ce la faccio, se non ho voglia non leggo. Non ce la faccio proprio ad impormi di leggere. Anche se magari mi andrebbe da una parte. Se non ho voglia, non ho voglia. È anche giusto così. È un po' triste, però. No, perché? Il tempo è troppo breve. Ci sono troppi biscotti da sfornare. Prendere un libro in prestito e non restituirlo. Dai, no, nessuna delle due. No. Facciamo così, cioè nessuno. Nessuno, no. Io restituisco tutto. Dai. Cioè, anche in biblioteca mi ricordo, anche se non leggevo i libri, li riportavo comunque sì. Dopo un mese. Cioè, non si fa. E le volte andavo lì, sì, bellissimo. In realtà magari non l'avevo neanche letto. Bellissimo. Pure di riportarlo da piccola, questo sarà un segreto che io stavo tenendo da anni. Mia mamma, lo vuoi condividere con le telecamere? Sì, dai, questo sentiamo. Mia mamma si vantava di me quando ero alle elementari perché avevo preso in prestito la Divina Commedia per bambini e dicevo che l'avevo letta e invece non era vero. Bravissima mia figlia, ha 7-8 anni, ha già letto la Divina Commedia versione per ragazzi in un mese. Io Sì, certo mamma. Bambina prodigio. Adesso sappiamo la verità come è andata. Poi, chi è più propenso a fare battute sceme? Mi sono messa io. Oh no, davvero? Sì.
sì, cioè tu ti sei dato perché io, perché io, perché secondo me le battute che faccio non fanno ridere, quindi sono scema in quel senso, sì. Capito? Ogni tanto anche con il mio compagno provo a fare delle battute, che per me sono divertentissime, magari ci rido sopra mezz'ora e lui invece no. Così. Allora cerco di spiegargli e fa no no ma ho capito ma non fa ridere. Capito? Quindi scemo in quel senso io non... sì ho un po' un, come si dice uno spirito, io dico spirito la patacca perché la io patacca. Dicevo patacca da noi la patacca è tipo una cosa come posso dire un po' tamarra cioè sì. Guarda che patacca che c'ha cioè capito è diverso dal patacca vedi cioè, si scoprono queste cose sti dialetti milanesi romagnoli perché una volta gli ho detto emiliana panico non mi ha parlato per una settimana non è vero l'ultima siamo già all'ultima domanda chi è più propenso a mangiare più dolci secondo me la Donatella ma perché li cucina ma anche li cucino sì a me piacciono di più i dolci delle cose salate cioè mi piace mangiare in generale però più i dolci perché è proprio quello sfizio no? Che puoi mangiare ad ogni ora del giorno e quindi niente quando ho fame penso subito a qualcosina di dolce da sgranocchiare quindi è così bene queste erano tutte le domande siamo arrivate alla fine secondo me abbiamo scoperto qualcosina in più di noi stessi sì. sicuramente il tuo segreto ormai è di dominio pubblico quindi l'ho ammesso ti conosceranno un po' di più e niente io vi ricordo che sia nelle schede che in descrizione trovate il video di Arianna che abbiamo fatto il Stranger Things book tag e niente noi adesso andiamo agli altri eventi di mare di libri e ci vediamo alla prossima ciao.